In questi giorni i social media e televisione ci bombardano continuamente sul problema dei migranti per non accoglierli e per criminalizzare le ONG. Mentre sul nostro territorio, qua in Lomellina, i problemi reali non vengono mai affrontati. Abbiamo avuto discariche per amianto, spandimenti di fanghi, cantieri bloccati per il ponte del Ticino a Vigevano. Abbiamo avuto anche linee ferroviarie per i pendolari che non funzionano, abbiamo anche inceneritori e mala gestione dei rifiuti. Ora abbiamo anche progetti di installazione di antenne a 5G. Caro Abate, cosa ne pensi? Ma io penso tutto il male possibile, evidentemente, anche perché, come hai giustamente ricordato, abbiamo un territorio già pesantemente colpito. Qual è il problema del nostro territorio? Disgraziatamente, i potentati economici l'hanno utilizzato anche per la scarsa resistenza e anche per la complicità di molti amministratori locali, nonché della Regione Lombardia, come discarica di tutte le schifezze della Regione Lombardia e anche di qualcosa di nazionale. Per cui noi abbiamo, come giustamente ricordato, il territorio compromesso da una serie di interventi negativi. Aggiungere anche il pericolo dell'aumento dell'inquinamento elettromagnetico, come possono fare queste due antenne, una posizionata a Cerniago e un'altra a Ronsasco, vuol dire aumentare i rischi per la salute della popolazione. Ricordo che questo problema dell'inquinamento elettromagnetico non è stato sufficientemente sperimentato. Devono essere fatte certamente non delle prove sugli esseri umani come vogliono fare installandoli in Lomellina, ma devono essere fatti degli studi effettivi. Noi pensiamo che sia meglio fare una sospensione in attesa di saperne di più, perché non tutte le cose che sembrano portare un grande progresso sono poi così positive. Ci ricordiamo tutti l'esempio precedente dell'amianto. Nessuno fino a un po' di anni fa pensava, lo sapeva chi di dovere, ma se ne guardava bene dal dirlo, che l'amianto potesse avere così gravi conseguenze. È un ottimo materiale da un certo punto di vista per le costruzioni, ignifugo e così via, però ha portato gravi conseguenze per la salute. Per cui non vogliamo che si ripeta un fenomeno del genere, per cui ho portato in consiglio comunale per vedere se questo consiglio comunale di Mortara, che è al centro di questa zona così pesantemente colpita da questi interventi, possa prendere una posizione, noi ce lo auguriamo, per bloccare almeno questo tipo di intervento, oltre a tutto il resto. Questa è la nostra posizione.